La parola Ciro, il nostro giuslavorista, grande personaggio, si sta impegnando appunto nel diritto e nel mondo del lavoro e soprattutto anche ha una vocazione, Ciro, quella un po' di difendere chi non ha diritti nel mondo del lavoro e soprattutto sta accompagnando i nuovi lavori che nascono e che purtroppo stanno nascendo anche senza tutele. A te, Ciro, la parola. Grazie. Grazie padre. Non ho bisogno di slide. La mia slide è questa qui. Io mi sono preparato due domande. Allora, la prima è: conviene un mercato del lavoro unico europeo? La seconda è: quale legge per il futuro al fine di regolare questo mercato e quale legge per il presente? Come obiter dictum, però voglio dirvi una cosa: il popolo napoletano è stato sempre europeista. Noi abbiamo iscritto nel nostro codice genetico del linguaggio questa parola UE. Prendendo spunto dal video circolato in rete, UE, noi lo utilizziamo ovunque. Passando alla prima domanda, conviene un mercato del lavoro unico europeo? Certamente sì, è la risposta, perché per due motivi mi sono date due risposte. Uno, questo è tempo di globalization, come l'ha definita l'Economist qualche mese fa, ovvero dei regionalismi, cioè ogni superpotenza comincia ad investire non più sugli altri territori ma soprattutto sui propri. La Cina inizia a investire sull'Asia e in particolare naturalmente sul territorio cinese, gli Stati Uniti anche con la politica protezionistica iniziano a investire soprattutto negli Stati Uniti. L'Europa dunque si trova al centro e se non vuole essere stampella della Belt and Road Initiative, cioè della politica cinese di espansione economica, deve per forza di cose investire sull'Europa, cioè sui territori europei. Cosa significa questo? Che ha bisogno di gettare le basi per la creazione di un mercato unico commerciale, economico e soprattutto per regolare i rapporti che ne verranno, per la creazione di un mercato del lavoro unico europeo. La seconda risposta, perché sì al mercato del lavoro unico europeo? Anche perché in Europa ci sono migliaia di occasioni di lavoro che molti non conoscono. Questo deriva dal fatto che molti paesi europei sposano una politica beveriggiana e quindi una politica di sussidi spinti che portano molti cittadini europei a preferire il sussidio al lavoro. Non è fantasia, è realtà. Io sono stato a Berlino 2 settimane fa e ho visto a mezzogiorno le birrerie piene di giovani sussidiati dallo Stato. Sono gli effetti della riforma Arz. La riforma Arz è quella riforma che ha previsto in Germania i sussidi in favore di chi non ha lavoro e chi è in cerca di occupazione, ma in cerca di occupazione senza condizionalità e dire tutto e niente, e che ha popolato spesso i luoghi di divertimento, le birrerie a mezzogiorno di questi giovani che sono lì inerti, a inebetirsi davanti a una birra. La Germania, infatti, così come i paesi del nord Europa, sono alla continua ricerca di nuove occupazioni per tantissime postazioni libere, considerando soprattutto che la Germania, così come le altre locomotive europee, al pari come era dell'Inghilterra, hanno molto investito nei settori manufatturieri, quindi nei settori in cui c'è più necessità di manodopera qualificata. Come dicevamo in occasione della scorsa volta, e al netto naturalmente di questa peculiarità europea, soprattutto dei paesi del nord di stampo beveriggiano, la tecnologia potrebbe, lo scrivevamo per a che filo, incentivare di molto l'occupazione dei giovani dei propri territori in favore dell'Europa. L'Italia in particolare, il nostro paese in particolare, è una fucina di talenti, è una grossa palestra per giovani talentuosi e quindi per lavori creativi, intellettuali. Considerate che l'emigrazione si è spostata per quanto riguarda i giovani italiani sul piano dell'emigrazione di giovani dotati di alto bagaglio culturale, altamente professionalizzati e qualificati, molto più a livello universitario perché abbiamo un sistema che funziona degli altri giovani europei. Esportare talenti oggi potrebbe significare permettere a questi talenti tutti italiani di restare a casa propria, dei propri territori e lavorare per l'estero. Per l'estero europeo naturalmente, laddove voglia ancora no, considerarsi estero la Germania, l'Inghilterra, la Francia, io includo ancora l'Inghilterra perché la sento ancora europea, o paesi come l'Olanda e la Danimarca, o per l'estero internazionale, gli Stati Uniti e la Cina. Considerate quante richieste è possibile evadere attraverso la connessione da remoto di giovani altamente professionalizzati. Oggi in Inghilterra emigrano tantissimi architetti e medici,
nonché ricercatori, immaginate le potenzialità di un architetto che su commessa di un paese estero, dall'Italia stessa, dal proprio paese, può svolgere attività di lavoro per l'estero, restando qui e valorizzando i nostri territori. Certo. Secondo punto, chiudo perché sono al minuto 4:45. Seconda domanda, quale legge allora per regolare il mercato del lavoro unico europeo che, come vediamo, no, è necessario per il futuro, e quale legge per oggi? Per il futuro sicuramente io prevedo e auspico una cabina unica di regia a livello europeo. C'è stato un tentativo qualche anno fa di istituire tale cabina per contrastare il cosiddetto dumping nei rapporti di lavoro tra i cittadini europei, perché trovata la legge, trovato l'inganno, siccome alcuni Stati europei prevedono delle discipline più vantaggiose sotto il profilo dei rapporti di lavoro, che in Italia sono spesso costretti da lacciuoli poco flessibili con il XXI secolo, molte imprese hanno utilizzato le discipline lavoristiche più vantaggiose per insediare lì dei fittizi stabilimenti produttivi, risparmiare sul costo del lavoro con un gioco a somma zero per i lavoratori e per l'occupazione. Quindi sicuramente cabina unica di regia per il futuro, in prospettiva appunto dei nuovi lavori. La seconda risposta, cioè per il presente, come regolarci ora per il presente, per regolare questo, quello che vedevamo noi essere un incentivo all'occupazione di stampo proprio molto spinto, perché le potenzialità ci sono, evitare i cosiddetti sovranismi giuridici. Noi siamo schiavi, siamo purtroppo afflitti dall'idea che nel nostro Stato debba trovare applicazione il diritto del nostro Stato, perché nonostante il grosso lavoro anche da parte delle Corti Costituzionali, da parte della Corte di Giustizia Europea, teso al recepimento del diritto europeo delle fonti sovranazionali, ancora oggi ci scontriamo su un terreno molto difficile e talvolta i giudici lasciano prevalere il diritto nazionale rispetto a quello sovraeuropeo molto più garantista sotto il profilo dei diritti sociali e soprattutto delle tutele del lavoro. Cosa fare? E mettersi nel solco della Corte di Giustizia Europea, perché se le soluzioni non sono arrivate dal legislatore iniziano ad arrivare dalla Corte di Giustizia Europea, e questo è un suggerimento che voglio dare a chi si affaccia nel mondo del lavoro. Oggi con la Corte di Giustizia Europea inizia a riconoscere alla Carta di Nizza, cioè quella che poi è stata definita una sorta di Costituzione europea, che prevede i principi cardine sull'equità, sulla sicurezza e sulle tutele del lavoro, efficacia diretta e incondizionata nei singoli Stati. Cioè la Carta di Nizza, con un revirement storico, perché non era mai accaduto, le prime sentenze sono del 2018 e del 2017, inizia a poter avere efficacia diretta nei singoli ordinamenti, il che significa che qualsiasi lavoratore può invocare quella Carta di Nizza per veder tutelati i diritti che la legislazione italiana non riesce ancora a riconoscere. Detto così, insomma, sembra un passo quasi scontato, in realtà è un grossissimo passo in avanti nella tutela e nella garanzia dei diritti sociali. È come se, per fare un parallelismo, potessimo noi da cittadini invocare direttamente in giudizio l'applicabilità della nostra Costituzione. Possiamo farlo, attenzione, ma occorre un giudizio incidentale. Gli unici a poter sollevare in giudizio eventuali violazioni della Costituzione sono alcuni organi dello Stato, come le regioni, Paolo lo sa. Nel momento in cui il cittadino intende proporre giudizio per vedere accertata la violazione di un diritto alla luce della nostra Costituzione, deve sollevare questione di costituzionalità davanti al giudice, e il giudice, se ritiene fondata e ammissibile la questione, la rimette alla Corte Costituzionale. Guardate che meccanismo farraginoso per la nostra Costituzione, guardate invece come per la Carta di Nizza le cose stanno cambiando. Poter andare davanti al giudice italiano e dire che vi è violazione della Carta di Nizza perché essa è direttamente applicabile è una rivoluzione copernicana immensa nel campo del diritto, e soprattutto perché quell'articolo 31-30 sui licenziamenti della Carta di Nizza è un concentrato di tutele per i nostri lavoratori: equità, sicurezza, minimi contributivi, minimi retributivi, è tutto racchiuso lì il diritto del lavoro europeo. Mi avvio alla fine e vi lascio con la frase di Patočka, uno dei pensatori cechi del secolo scorso:
in cui che diceva, il quale sosteneva che l'Europa non nasce in particolar modo per interessi economici, non nasce per fare comunità di stati, non nasce per tutti i fini che conosciamo, per cui pure nasce soprattutto per prendersi cura dell'anima dei cittadini europei. Christus vivit, come ci ha detto Papa Francesco nella sua ultima esortazione apostolica, significa anche questo: vivere l'Europa, perché l'Europa è un terreno di sfide per maggiori tutele, per una maggiore crescita e per miglioramento di ciascuno. Grazie a voi.